questo avviene già in certa misura con Platone e con Aristotele, avviene poi in misura maggiore con la filosofia medievale e giunge ai suoi fasti con la modernità. Cartesio pensa il soggetto come tale da assicurarsi l'oggetto nella conoscenza, la certitudo del soggetto è quella in forza della quale il soggetto si assicura la certezza dell'oggetto conoscendolo scientificamente. La moderna scienza è quella che pretende di disporre, prima in maniera solo teoretica e poi anche in maniera pratica, dell'ente con l'esperimento, con la conoscenza scientifica. E poi abbiamo le filosofie dell'idealismo, a partire dalla tesi kantiana sull'essere, che pensano l'oggetto posto dal soggetto è a disposizione del fare del soggetto, da Kant e dalla sua svolta trascendentale fino a Hegel e all'identità di sostanza e soggetto, Fichte e il non io che è posto dall'io, Marx e l'idea che tutto sia risultato del fare febbrile e lavorativo dell'uomo, fino a che il processo si compie, secondo Martin Heidegger, con Nietzsche, che è il compitore della metafisica occidentale come oblio dell'essere. Dell'essere non ne è più nulla, resta solo l'ente come volontà di potenza disponibile per il fare della tecnica. E qui siamo già di fatto in procinto degli apparati tecnici che vanno dalla bomba atomica alle grandi forme di distruzione del pianeta. In sostanza, la metafisica ha un suo sguardo che usa violenza all'ente perché lo concepisce come fondo disponibile. Il tedesco di Martin Heidegger lo chiama Bestand, fondo, il fondo disponibile. Tutto ciò che è pensato come materiale disponibile per il fare in vista della crescita infinita. Il processo della volontà di potenza è per definizione illimitato e illimitabile, cresce a dismisura su se stesso. E altro obiettivo non ha se non la crescita autoreferenziale. Qui, in sintesi estrema, il discorso di Martin Heidegger, preciso direi e pungente nell'analisi, forse meno convincente nella soluzione. Martin Heidegger propone il lasciar essere, come la Gelassenheit nella lingua tedesca di Martin Heidegger, il lasciar essere le cose. La ripresa di un pensiero meditante, filosofico, in cerca dell'essere, contro invece il pensiero metafisico, calcolatorio e tecnoscientifico, che è il pensiero calcolante che pretende di disporre dell'ente nella sua totalità, Martin Heidegger teorizza, e questa mi pare un'immagine degna di essere menzionata, teorizza l'essenza dell'uomo come pastore dell'essere. Pastore dell'essere vuol dire non utilizzatore pro domo sua, ma come pastore, come guardiano che si prende cura, cioè il prendersi cura già in essere tempo, diceva Martin Heidegger, è una delle prerogative fondamentali del nostro essere al mondo, besorgen in tedesco, il prendersi cura dell'ente e quindi dell'essere come orizzonte al cui interno gli enti appaiono e si danno.